Benissimo, benvenuti in questo video dove parleremo di strategie emotive di seduzione. Le strategie emotive di seduzione cosa sono? Sono strategie appunto che servono per produrre emozioni nelle persone che ci interessano, per dare emozioni alle persone che ci interessano. Se vogliamo sedurre, se vogliamo conquistare qualcuno, bisogna imparare a somministrare emozioni, altrimenti non sedurremo nessuno. E diciamo, oltre a somministrare emozioni, serve per acquisire un minimo di potenziale. Il potenziale di seduzione che cos'è? È quel, diciamo, capacità di coinvolgimento, il livello potremmo definire di coinvolgimento, il potenziale di seduzione. E si costruisce il potenziale di seduzione attraverso le emozioni. Potremmo dire che il potenziale di seduzione che riusciamo ad acquisire nei confronti di una persona è pari alle emozioni che possiamo somministrargli. Dopodiché, per far aumentare, diciamo, ancora di più la carica emotiva e il potenziale di seduzione, dobbiamo imparare a imporre dei vincoli, a mettere dei vincoli. I vincoli incrementano, possono incrementare il potenziale seduttivo. I vincoli sono delle condizioni. Prima però di proseguire su questo tema, ti ricordo di iscriverti al canale YouTube Massimo Taramasco, ma anche agli altri miei canali, Crescita Personale, Felicità, Benessere, Amore, Autostima, e attivare la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video. Allora, quindi abbiamo detto che per sedurre dobbiamo imparare a stimolare emozioni e mettere vincoli. Questa è la cosa fondamentale che dobbiamo imparare a fare. E come possiamo somministrare emozioni? Bene, ci sono diversi sistemi, ma prima di tutto però bisogna tenere presente che dobbiamo mantenere il distacco dal risultato, cioè avere il distacco dal risultato. E tenere presente che ad esempio in una relazione matrimoniale, ad esempio chi è sposato, una relazione matrimoniale o una relazione di convivenza, necessariamente sarà necessario mettere in atto un po' di manutenzione del rapporto. Quindi queste strategie non servono soltanto per conquistare una persona nuova, ma anche per mantenere innamorata una persona con la quale siamo relazionati, perché è evidente che le relazioni dopo un po', proprio per natura, tendono a perdere quella carica di emotività, no? Infatti si dice che le relazioni di lungo corso, dopo che magari due persone sono sposate o convivono da tempo, diventano dei sodalizi d'amore. Cosa vuol dire sodalizi d'amore? Ma vuol dire semplicemente due persone che stanno assieme perché magari hanno comprato casa, hanno fatto due figli e quindi stanno assieme, no? Giustamente, per carità. Però senza più quella carica passionale. E allora, ovviamente, in queste condizioni è facile che si inserisca poi un terzo elemento, da una parte o dall'altra, cioè qualcuno che faccia innamorare. Le persone che poi fanno innamorare, ci fanno vivere le passioni, ci fanno vivere le trasgressioni, ma di fatto comunque queste passioni e queste trasgressioni tendono poi a minare alla lunga il rapporto di coppia, perché quando uno si accorge di essere cornuto, si accorge che l'altra parte magari sta andando, a trasgredire a mignotte, tra virgolette, magari subentra un po' di rabbia, insomma, un po' di rancore, un po' di risentimento, e questa cosa qua va a minare un po' la relazione. Per cui è necessario effettuare quella che viene chiamata manutenzione del rapporto. Ricordo ancora a tutti di iscrivervi al canale YouTube Massimo Taramasco, agli altri canali Crescita Personale, Felicità, Benessere, Amore, Autostima, e ricordo poi che chi volesse qualcosa di più, tipo far domande, non venga a rompere i maroni facendo le domande qua nel chat, perché tanto col cavolo che vi rispondo, ma le risposte alle domande soltanto nella chat per abbonati sul canale YouTube Crescita Personale con Massimo Taramasco, e lì potete farmi domande e lì rispondo. Dovete cacciare i 9 euro però sul canale YouTube. Allora, andiamo avanti col discorso. Quindi nella relazione, diciamo, nelle relazioni sentimentali affettive o nuove, cioè relazioni che sono appena nate, o relazioni di lungo corso, è necessario, diciamo così, stimolare emotività, dare emozioni. Allora, come possiamo fare emozioni? Beh, diciamo che l'emozione più forte che possiamo dare è quella della presenza degli antagonisti.
Perché scattano dei meccanismi di preselezione che sono molto utili nel maschio, ad esempio, anche nella donna, ma nel maschio un po' di più, perché il maschio, proprio per la filogenesi dello sviluppo dell'essere umano maschile, si è sviluppata proprio questa competizione tra maschi. Pensate che una volta il maschio dominante è quello che aveva accesso alle femmine, no? E quindi questo vale, è una cosa che vale di più negli uomini che per le donne, anche se le donne, poi gli antagonisti vanno usati diversamente. Ma una donna che volesse, diciamo, coinvolgere un uomo deve necessariamente mettergli degli antagonisti. Senza antagonisti è quasi impossibile, impossibile non è mai, ma molto difficile mantenere il potenziale. Per quale motivo? Perché l'antagonista fa parte proprio della filogenesi e dello sviluppo dell'essere umano maschile. Il maschio ha sempre combattuto, diciamo, per avere le femmine. Allora, tanto per precisare, io sono laureato in ingegneria, no, giusto perché ogni tanto qualcuno mi chiede: tu cosa sei qua? Non sono psicologo, sono ingegnere. E ho ideato un metodo che si chiama ingegneria della seduzione, perché comunque è da tanti anni che mi interesso di queste cose. Quindi, no, ropetti maroni. Allora, andiamo avanti con il discorso. Quindi, nella seduzione è importante, diciamo, utilizzare le strategie migliori. Quali sono, quindi, le strategie migliori? L'uno, l'utilizzo di antagonisti. L'utilizzo di antagonisti è fondamentale, perché utilizzare, quindi, e gli antagonisti come vanno scelti? Com'è che una donna può scegliere degli antagonisti? Beh, se non vuol passare per mignotta, non deve far vedere che lei è interessata a qualcun altro, ma questa è una cosa molto importante. È molto importante far capire che sia l'uomo a cercare te. Questo ti salvaguardia. Ovviamente per fare questo, che cosa dobbiamo fare? Per fare questo dobbiamo, una donna dovrebbe trovarsi, diciamo, una donna dovrebbe trovarsi le modalità giuste, no? Quindi devi mantenere tanti contatti, anche se sei sposata, anche se sei fidanzata, anche se sei, non devi ritirarti in clausura, non devi chiudere la tua rete di amicizie di persone dell'altro sesso, perché questo è l'unico vero modo poi per tenere alta la tensione, per far sì che quest'uomo, diciamo, abbia sempre un po' il dubbio, no? Perché il bacio della morte della seduzione, il canto del cigno della seduzione, è quando un uomo pensa che tu sia acquisita. Ecco, questo è un altro meccanismo innato, inconscio nell'essere umano, maschio. Nel momento in cui, vale anche un po' per le donne, vale anche per le donne, cioè mutatis mutandis vale anche per le donne. Nel momento in cui dai per acquisita una donna, fosse tua moglie, fosse la tua fidanzata, fosse qualunque, automaticamente la dai per acquisita, vai a cercarne un'altra. Perché, come dire, la conquista, dicono, l'uomo è cacciatore, anche la donna è cacciatrice, ma non fosse altro, se hai paura di tradire lo farai così, virtualmente. Per questo che oggi ci sono anche tante relazioni, tanti amori virtuali che vengono fuori, sono dovuti proprio a questo fatto. Al fatto che un uomo deve sempre mettersi alla prova, deve sempre avere qualche situazione di conquista. Quindi devi crearti, diciamo, una tua plettora di corteggiatori. Ecco, corteggiatori che siano online, offline, possono essere di diversa natura, possono essere, che ne so, il personal trainer della palestra, ad esempio. Tu vai in palestra, ecco, poi devi crearti anche delle tue zone. Cioè, le coppie simbiotiche sono destinate a morire o essere cornute. Cioè, le coppie simbiotiche non funzionano. Simbiotiche intendo chip e chop. Cioè, le coppie chip e chop possono durare nell'adolescenza. Cioè, infatti sono le tipiche relazioni adolescenziali. No, talvolta anche nelle relazioni matrimoniali, no? Si crea questa relazione che sembra bella, la relazione di chip e chop. Cioè, sempre assieme, chip e chop, vi ricordate, no? I due scoiattolini, chip e chop, che stavano sempre assieme. Ecco, la relazione chip e chop funziona per poco tempo, poi è destinata a finire. Quindi mai relazioni simbiotiche. Eventualmente la cosa giusta è un'affinità elettiva, cioè avere stessi valori, stessi gusti, ma mai simbiosi, perché il rapporto di simbiosi è un rapporto, come dire, è un rapporto di reciproca
dipendenza non funziona, alla lunga schiattate, cioè la relazione alla lunga finisce. Invece è importante mantenere sempre una propria area di mistero, per dire, vai in palestra e avrai il personal trainer della palestra, vai, ti scrivi, che ne so, da qualche parte senza portarti lui dietro, e lui deve pensare che magari dove vai ci sono altri uomini che sono interessati a te. Non è che tu devi dirgli guarda che ci sono altri uomini interessati a me, deve trapelare, ci deve essere questa cosa. Ma questo vale anche per un uomo che vuoi conquistare, non soltanto in una relazione già consolidata, vale anche per un uomo che vuoi conquistare, e questa è una cosa fondamentale. Altra cosa fondamentale, non lasciarti schiavizzare in rapporti di dipendenza. Questo è un altro canto del cinema della seduzione. Rapporti di dipendenza economica, ad esempio. Molte donne, magari, molti mariti, no, per avere le mogli sicure e poi le vanno a cornificare in giro. Dicono, ah beh, ma tu guardi i bambini, stai a casa, meglio che non vai a lavorare, così la tengono a casa. Non ha potere economico, di fatto, no? E quindi... sì, magari le daranno qualche cosina, ma lei è comunque dipendente. È ovvio che a livello psicologico diventa poi pesante, no? Riuscire a pensare anche a separarti, a eventualmente... E comunque sei sempre sotto la spada di Damocle, sei sotto ricatto fondamentalmente. Quindi questo è importante. Anche importante, infatti, poi cosa succede spesso? Che quando una donna, tra virgolette, magari riprende o inizia a lavorare, inizia a essere indipendente, si separa. Ma si separa perché prima era infelice, accettava di stare in una situazione che magari non le piaceva più, perché magari c'erano situazioni diverse a natura. Sono tantissime le persone che stanno assieme per... paura di non farcela vivere da soli. Molte persone mi dicono, vabbè, ma c'ho due figli, c'ho qua, c'ho là, come faccio a separarmi e poi non riesco ad andare avanti, no? E invece, questo è veramente, anche questo è un po' il canto del cinema della seduzione. Bisogna creare anche momenti di pathos elevato, cioè di emotività elevata, è fondamentale, anche nelle relazioni, e essere disposti a perdere quella persona, perché soltanto se rischi un pochino riuscirai a tenere. Non si può pretendere di non rischiare, non si può pretendere che una relazione matrimoniale, ad esempio, o una relazione di lungo corso vada avanti così sempre stabilmente. Ci saranno momenti in cui è importante agire, è importante, diciamo, creare del pathos, non temere l'abbandono, avere distacco dal risultato e rendersi conto che non puoi delegare a un'altra persona la tua felicità o la tua infelicità. Se tu sei felice, dipende da te. Se tu sei infelice, dipende sempre da te. E la felicità o l'infelicità è sempre la stessa cosa. E questo ovviamente può essere nei rapporti lunghi, nei rapporti brevi, nella seduzione, in qualunque situazione è molto importante imparare a gestire le emozioni degli altri, anche per, come dire, per una relazione one night stand. Non è che uno deve per forza, come dire, avere una relazione di lungo corso, ma l'emozione è quella che seduce. Il fatto di creare, diciamo, una rete emozionale, andare ad amplificare i turbamenti. Normalmente i turbamenti risiedono in sette aree della sfera emotiva. Queste sette aree della sfera emotiva sono la paura dell'abbandono affettivo, la paura di essere giudicati negativamente, la paura di essere disistimati e i sensi di colpa, poi la paura di essere rifiutati, la paura di essere, diciamo così, svergognati, e la paura di essere condizionati. Da questi sette serbatoi, diciamo, dipendono un po' tutte le emozioni che noi andiamo a vivere e che dobbiamo imparare a somministrare. Per capire qual è il serbatoio attivo, dobbiamo imparare a utilizzare il linguaggio del corpo, perché il linguaggio del corpo dell'altra persona ci dice esattamente, diciamo, qual è il serbatoio e quindi che tipo di comportamento dobbiamo mettere in atto per mantenere sempre alta la tensione, per mantenere sempre viva la tensione.
Ma poi magari ne parlerò in un altro video. Nel frattempo iscrivetevi al canale YouTube Massimo Taramasco, crescita personale, felicità, benessere, amore, autostima. Ricordo che sul canale è possibile abbonarsi, chi ad esempio volesse farmi delle domande, delle cose, ci sono diversi livelli di abbonamento alle quali insomma potrete con cifre anche modeste partecipare. Bene, per questo video è tutto, do appuntamento al prossimo, ciao!